Buongiorno a tutti e bentrovati nella mia cucina. Pasqua è alle porte e allora ho pensato di fare un qualcosa di pasquale. Farò un centrotavola o un cestino, come lo vogliamo chiamare, pasquale. È una pasta dolce, è una specie di frolla. Io ho modificato, poi se volete, ho modificato la ricetta con le farine e con gli ingredienti di base. Questa è una ricetta che prevede, con la ricetta originale, la farina 00, e prevede lo strutto, prevede lo zucchero e ingredienti che a parer mio sono un po' pesanti, però io chiaramente l'ho modificata e adesso vediamo di cosa stiamo parlando. Andiamo subito al procedimento della ricetta. Molto bene, cominciamo subito l'esecuzione. Io per questa ricetta ho utilizzato 100 g di farina di semola rimacinata, 100 g di farina di tipo 1 macinata pietra e 50 g di farina di mandorle. Voglio aggiungere le mandorle in questa farina, in questa ricetta. Do una bella mischiata e dopodiché la vado a mettere sulla spianatoia per andare ad aggiungere il burro che io ho tagliato a quadrettini piccoli e considerate che sono 50 grammi. Deve essere, non dico proprio a temperatura ambiente, ma quasi, perché ripeto, deve formare una granulosità tipo la frolla. Ci andiamo a rompere all'interno un uovo intero. Andremo ad aggiungere la scorza di mezzo limone. Qui io ho 75 grammi di miele. E ora andrò a mettere 10 grammi di lievito di birra fresco nel latte leggermente tiepido. Ecco qui il nostro panetto, bello, morbido. Ora la cosa importante, l'andrò a mettere in un bowl, copro, lo metto in frigo per una mezz'oretta, ci vediamo tra poco. Molto bene, è passata mezz'ora, bene, ora andrò a creare tre cerchi. Lo spessore deve essere circa di mezzo centimetro. Andrò a disporre su una teglia che ho precedentemente foderato con carta forno. E ora io ho preparato tre uova sode cotte a 10 minuti e le vado ad inserire. E ora andiamo a fare i ricami. Ora riprendiamo le nostre uova e andiamo a creare ora con la pasta avanzata. Ora con un pennellino e l'acqua, con l'acqua andiamo ad inumidire i bordi. Zuccherini colorati. Ora farò riposare per un altro quarto d'ora, 20 minuti al massimo, e dopodiché andrò ad infornare a 180 gradi per circa 20-30 minuti. Molto bene, i nostri cestini di Pasqua sono stati sformati, sfornati. Questi sono i nostri cestini al centro. Poi con la pasta avanzata, anziché fare altri cestini, ho fatto dei biscottini, sempre in tema con la stessa pasta, con delle ciliegie candite sopra. Benissimo. Se questa ricetta vi è piaciuta, mettete un like e iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. E nei prossimi giorni, nei giorni ci saranno altre ricette prima di Pasqua, sempre inerenti alla Pasqua. Allora, con questo io vi saluto. È stato un piacere come sempre. Un abbraccio a tutti e ciao. Alla prossima.